Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questo nuovo caricabatterie multifunzione della Toolkit RC. Si tratta del Toolkit RC M7, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie, un cavo USB per l'aggiornamento firmware ed un manuale di istruzioni. Il Toolkit RC M7 si aggiunge alla serie di caricatori di questo brand, affiancandosi all'M6 che abbiamo visto qui sul canale. Rispetto a quest'ultimo abbiamo delle dimensioni leggermente più grandi, ma nulla di che. Come notiamo abbiamo una potenza di 200 W a fronte dei 150 dell'M6. Inoltre Toolkit RC ha rivisto il sistema di controllo implementando una rotella ed il tasto Exit, in modo da avere una selezione più precisa del vecchio sistema. Le dimensioni sono di circa 7x5 cm, con un'altezza di quasi 3 cm. Il Toolkit RC M7, viste le sue dimensioni molto contenute, non dispone di un alimentatore interno. A tal proposito vi consiglio il P200 che abbiamo visto da poco. Sempre in descrizione vi lascio il link alla recensione. L'input in ingresso può essere compreso tra 7 e 28 V. A fianco notiamo una porta USB che può essere usata sia per aggiornare il firmware che per ricaricare dispositivi come smartphone o altro. Per quanto riguarda le uscite, abbiamo la connessione diretta della batteria tramite XT60 e cavo bilanciatore. Come da specifiche possiamo ricaricare batterie da 2 a 6 celle. Sul fondo troviamo la ventola con questelette per agevolare il flusso d'aria. A differenza delle MSI, queste sono leggermente più grandi e non dovrebbero spezzarsi come accadeva col modello precedente. Colleghiamo l'M7 al P200 e accendiamo il caricatore. In alto a sinistra troviamo a quanti volt viene alimentato il caricabatterie. In alto a destra invece abbiamo la temperatura interna. In rosso vengono indicati i volt che ha la batteria collegata, ed in verde a quanti ampere la stiamo caricando. Come vedete questa batteria ha 22.3 volt e gli ampere sono fermi a 0, perché in questo momento non la sto ricaricando. Qui in basso troviamo le tensioni di ogni singola cella. Questa batteria è una 6S, quindi qui troviamo visualizzate tutte le relative tensioni. La rotella può essere premuta per confermare. Con una veloce pressione accediamo al menu ricarica. Vediamo subito le opzioni principali che possiamo modificare. Qui scegliamo il tipo di batteria da ricaricare. Quelle che ci interessano a noi sono soprattutto le LiPo, le LiPo HV e le Lion. Qui ci sono i programmi del caricatore. Abbiamo i classici carica, scarica e storage. Come sempre vi sconsiglio di usare scarica, ma usate solo carica o storage a seconda di quello che vi serve. Qui ci sono gli ampere di carica che vanno scelti in base alla capacità della batteria da ricaricare. Ad esempio per questa 1100 mAh dovrò selezionare 1.1 A. La corrente di scarica come sempre vi suggerisco di lasciarla ad 1 A. Di recente ho fatto un approfondimento su come mettere le batterie in storage. Se avete dei dubbi potete vedere il mio tutorial, come sempre lo trovate in descrizione. Una volta che abbiamo impostato i parametri, facciamo partire la ricarica premendo Start. L'M7 dispone anche di un menu Setup, al quale si accede tenendo premuta a lungo la rotella. In linea di massima le impostazioni di default vanno bene, quindi qui potete lasciare anche tutto così com'è. All'occorrenza si può cambiare il tono del buzzer, io di solito lo lascio spento. Oppure potete cambiare il tema passando da chiaro a scuro, a me va bene chiaro. Se avete modificato delle impostazioni ma volete riportare il caricabatterie allo stato di fabbrica, basterà andare su Default e premere Yes. Come abbiamo visto il Toolkit RC ha due menu, al primo si accede con una veloce pressione della rotella, mentre al secondo con una pressione più lunga. Oltre a questi due menu, il Toolkit RC dispone di un terzo menu al quale accediamo tenendo premuto a lungo il tasto Exit. Qui possiamo misurare la resistenza interna delle celle o varie misure sui segnali PWM, PPM o SBUS. Diciamo che a parte la misura delle resistenze, le altre sono cose che non ci interessano più di tanto, però se vi servono sappiate che ci sono. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo piccolo caricabatterie mi è piaciuto molto.
Sicuramente il Toolkit RC ha fatto un grande passo in avanti rispetto all'M6, andando a migliorare tutti quei piccoli difetti che aveva questo modello. Devo dire che mi è piaciuto molto il selettore a rotella con il tasto Exit, in quanto rendono l'utilizzo di questo M7 molto più immediato e preciso. Il display è molto definito e anche se non ci sono informazioni in merito, ha sicuramente una risoluzione più alta dell'M6. I menu sono anche meglio organizzati con la disposizione delle funzioni principali più immediata, in modo da trovare subito quello che ci serve. Un altro punto forte è il prezzo di vendita, molto contenuto e leggermente sopra quello dell'M6, che a questo punto non trova molto più spazio nel mercato. Secondo me ormai non vale la pena risparmiare pochi euro per preferire l'M6. In conclusione, se cercate un caricabatterie multifunzione dalle dimensioni molto contenute, sicuramente il Toolkit RC M7 è quello che fa per voi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.